Toc toc! Ehi, hey, finalmente, come stai? Bene, tutto bene, tutto bene. Bene, grazie di essere venuto. Facciamo questa intervista? Molto volentieri. Va bene. È quello il computer della telemetria? Sì, ma adesso lo chiudiamo e ne parliamo poi dopo. Va bene. Ci mettiamo comodi. Va bene, va bene. Siamo qui oggi riuniti perché io volevo fare un'intervista a Livio Suppo. Ciao Livio. Ciao Valerio. Su tutta la sua vita. Ammazzate. 6 titoli mondiali piloti di MotoGP. Abbiamo appena controllato 7 costruttori. Sì. Con 2 case e 2 piloti diversi, Ducati e Honda, Stoner e Marc Marquez. Parleremo di tutti i piloti che tu hai gestito, del tuo rapporto con Valentino Rossi, del tuo periodo in Ducati, in Honda, del 2015, ma anche del periodo prima, e quindi in Benetton, di quel che c'è stato prima delle corse e di quel che succede anche adesso, che sei un imprenditore con la TOC e le bici elettriche, ma anche sei appena tornato in campo in Moto2 con Italtrans, con Roberto Suppo per... Roberto Brivio, però. Roberto Brivio, Roberto Brivio. Non hai citato mai Suzuki, eh? Ok. In realtà è un bel ricordo perché sì. Dentro l'ultima gara. L'ultima gara sì, ma poi partiamo da Suzuki. Okay. La prima domanda è su Suzuki. Hai letto il libro Open di Andrea Agassi? Certo. Che è stato un tennista di grandissimo livello, ha vinto tutti e 4 gli slam, eccetera. Però lui, a differenza tua che ama il motorsport, lui odiava il tennis, c'aveva questo rapporto di amore e odio. E il primo racconto è lui sdraiato per terra nella camera d'hotel dove sta disputando l'ultimo torneo della sua vita a 36 anni. Io con te voglio partire dalle ultime cose che hai fatto in MotoGP, e cioè, non l'ho citato prima, da Suzuki. Voglio partire da quando c'è stata la notizia che Suzuki avrebbe abbandonato 2 o 3 mesi dopo che era iniziato il mondiale, una cosa di questo genere. Guardando le tue storie Instagram, il giorno dopo, il lunedì o il martedì dopo il GP in cui era stato annunciato, vedi una storia in cui tu prendevi la tua auto e con la canzone Unstoppable andavi in giro, mi sembra, per Monaco. E quindi io ho pensato lì. Livio ha messo questa canzone perché è incazzato e quindi ora va a tutto fuoco la macchina perché vuol far vedere, cioè si può sfogare. Era così la situazione? No, non era così. In realtà, ovviamente la decisione della Suzuki di ritirarsi io l'ho saputa un po' prima rispetto all'ufficialità. Ho saputo esattamente la domenica sera di Portimao, dove in quel momento Alex Rins era in testa al mondiale a pari punti con Fabio Quartararo e Suzuki era in testa al mondiale team. Quindi mi ricordo che dopo la gara è entrato Sara San nel mio ufficio sul camion e mi ha detto: Livio San, no joking, cioè non sto scherzando, Suzuki decide to retire. E mi ricordo che il mattino dopo mi svegliai pensando che sogno strano che ho fatto, e invece purtroppo era vero. Quindi è stata una doccia fredda per me. In quella settimana abbiamo cercato io e Sara di rimettere mano al budget per cercare di far capire che avremmo potuto comunque fare un buon mondiale spendendo meno, ma il problema non erano i soldi, i vertici avevano deciso che comunque le priorità erano altre e quindi abbiamo comunque dovuto accettare la decisione, ovviamente. Però io ce l'ho messa tutta fin dall'inizio a cercare di capire se non ci potessero essere delle alternative. Comunque il team era super ben organizzato, le moto erano comunque ancora molto competitive, quindi diciamo che nel mio piccolo ho cercato di trovare una soluzione che fosse compatibile con la realtà che avevamo. Purtroppo non ci sono riuscito, però un paio di mesi ci ho lavorato a manette, quindi ero carichissimo. In quel periodo lì era più la delusione o l'energia per cercare di salvare, quanto ci siete andati vicino a salvare? Sicuramente più l'entusiasmo per cercare di fare, perché io ero da 4 anni che non ero più in MotoGP. Quando nel 2017 mi ero ritirato ero un po' stanco di fare quella vita. 4 anni fuori mi avevano fatto capire che in realtà quello è il mio mondo e quello mi piaceva fare. Quindi ho provato in tutti i modi a tenere in piedi il team, anche perché comunque un team con una 40ina di persone coinvolte in una MotoGP che se si trova di colpo con un team in meno è difficile da rimpiazzarle tutte, e soprattutto purtroppo spesso e volentieri vuol dire rimpiazzo uno, ma vuol dire che qualcun altro rimarrà senza lavoro, quindi non era una situazione facile. Avessimo potuto tenere in piedi anche quel team lì, magari con delle moto diverse, sarebbe stata un'ottima cosa.
però purtroppo non ci sono riuscito. Comunque la Dorna, quel team lì lo voleva tenere a tutti i costi per un'ulteriore casa motociclistica, ed è ovvio che non è che da un giorno all'altro puoi trovare una casa motociclistica che entra in MotoGP. Peraltro nel 2022 è successo, quindi avrebbe potuto fare 23, 24, 25, 26 e poi ci sarà il cambio di regolamento. Chi investe in un progetto già sapendo che praticamente devi fare una moto nuova che è già vecchia dopo 4 anni, quindi diciamo che era un po' una mission impossible, però mi ha comunque dato molta carica a cercare di farlo. Te quanti anni avevi di contratto con Suzuki? 2+1. 2+1. Quindi nel 2023 poi tu e Brivio avete lavorato... Per purtroppo smantellare... Ma cosa significa quello dal punto di vista? Significa che Suzuki Motor Co. aveva, da un punto di vista amministrativo, per la gestione del team, si appoggiava a Suzuki Italia, quindi il workshop era vicino a Milano, ma tutta la fatturazione passava tramite Suzuki Italia, tutti i mezzi, le casse, i tools, qualunque cosa era comunque intestata a Suzuki Italia. Chiaro che Suzuki Italia fa un altro mestiere e bisognava riuscire a cercare di massimizzare la vendita di tutti i beni, tutti gli asset che aveva il team, dai camion alle casse, alle ospitalità di quella per gli extraoceano, che Roby era stato il primo a inventarsi per risparmiare soldi, tu sai. Solitamente si affittano i container nelle piste oltreoceano dove si fanno gli uffici e l'hospitality. Suzuki, quando è rientrata nel 2015, ha iniziato ad avere diverse container con dentro praticamente un set completo di garage, un set completo di hospitality, vengono spedite per nave durante l'inverno e quindi si risparmia un sacco di soldi a fine anno. E queste cose però sono tutte cose che valgono dei soldi, ma che vanno vendute, quindi essendo prodotti molto specifici, se ne è occupato, insomma, io e Roby, ma soprattutto Roby, che è stato bravissimo. Roby ha una grandissima passione, che le cose le aveva fatte lui, le ha vendute come se fossero sue, ed è stato uno dei motivi per cui poi alla fine ho suggerito ad Italtrans di prendere Roby per quest'anno come responsabile del team in pista. Vabbè, visto che l'hai citato, allora partiamo anche da questa avventura. I colori sono simili a Suzuki. Sì. Rimaniamo sul blu. Rimaniamo sul blu. Cosa vi aspettate? Insomma, avete cercato di strutturare un team che sia di alto livello? Intanto sono grato a Italtrans, a Laura e a Germano in particolare, che sono due dei fondatori insieme a Claudio, che è quello che ha fatto la Dakar, ha fatto settima la Dakar, unico italiano, lui nei cambi, ma comunque nessun altro italiano è stato nei primi 10 in nessuna categoria, quindi chapeau. È la 16ª Dakar che fa. È una famiglia che ha una passione per i motori tipo la mia, cioè smisurata. Li ho conosciuti meglio perché quest'anno, cioè nel 23, ho dato una mano a Dennis Foggia e a Stefano Nepa, aiutando Dennis ho conosciuto meglio Italtrans. Mi hanno chiesto, loro avevano in mente il contratto di Sandy era in scadenza, avevano in mente di ristrutturare un po' il team e mi hanno chiesto di dargli una mano. E per questo ci siamo inventati questo ruolo di racing consultant. Cosa vuol dire? Che io in qualche modo aiuto Italtrans, che di mestiere fa altro, e peraltro sono un'azienda che la maggior parte della gente pensa che facciano trasporti, perché in Italia si vedono un sacco di camion Italtrans. In realtà è un'azienda di logistica nata nel 1985, che adesso fattura diverse centinaia di milioni di euro. Quindi sono stati veramente bravissimi, sono rimasti persone appassionate. Ah, quindi Brivio, mago della logistica, ci si trova perfettamente. Ci si troverà molto bene, e peraltro il suo sogno è fare la Dakar, quindi mi sa che il prossimo anno convincerà Claudio a portarselo dietro, spero per lui. E quindi ho visto la voglia che avevano di cercare di... Il mondo cambia, bisogna cercare di cambiare, e quindi ho detto perché no. In fondo a me la cosa che mi è dispiaciuta di più del ritiro della Suzuki e del fatto che non sia più in MotoGP, è che ho la sensazione di dire sto buttando via 20 e passa anni di esperienza. Ed è il motivo per cui l'altro anno ho iniziato a collaborare con Dennis e Stefano, perché spero che con i ragazzi giovani possa insegnargli qualcosa. Io sono sempre stato dall'altra parte della barricata, ma ne ho visti tanti, di piloti e di manager, e credo di sapere cosa serve a un pilota da parte del manager, che poi no, manager non è una parola che mi piace. Io trovo che sia più giusto dire che sia una sorta di consulente per i piloti. Io per esempio trovo assurdo che i manager guadagnino le percentuali sui piloti, perché un top rider
il manager di un top rider dovrebbe guadagnare delle cifre che non guadagna neanche un top manager di un'azienda che ha migliaia di dipendenti, no? Quindi come impronta, mi piace più di dire che sono una sorta di consulente per questi ragazzi e grazie alla mia esperienza cerco di aiutarli. Quindi non prende una percentuale ma un fisso? Ad oggi diciamo che giustamente sono ragazzi. Intanto lo scorso anno volevo anch'io capire se mi sarebbe piaciuto e quindi l'abbiamo fatto come esperimento. Poi è chiaro che quando stiamo parlando di Moto3 e Moto2 non si può pensare di essere, insomma, è una cosa che fai soprattutto per passione, detta proprio come va detto. A proposito di questa cosa di sapere cosa hanno bisogno i piloti, dimmi, fammi un esempio di un pilota che ha bisogno di essere stimolato, magari gli devi stare addosso, e un altro che invece ha bisogno di essere rassicurato, lasciato in pace. Ma diversi credo, caratteri del pilota. Ma più che un pilota piuttosto che l'altro dipende dai momenti, perché tutti i piloti hanno i momenti buoni e i momenti meno buoni. Purtroppo nella mia vita ho visto tanti manager essere troppo accondiscendenti nei confronti dei piloti, questo per me è la cosa più pericolosa, perché se il pilota si inizia a circondare di gente che gli dice solo sempre che ha ragione, difficilmente quel pilota otterrà i risultati che magari il suo talento avrebbe potuto fargli ottenere. Tra l'altro ero da tantissimi dagli anni 90 che non lavoravo in quelle cosiddette classi minori e quindi mi ero un po' dimenticato di cosa vuol dire avere a che fare con i ragazzini. Io avevo portato al mondiale nel 1998 Marco Melandri, che aveva 15 anni, e ricordo il difficilissimo rapporto che aveva con suo papatino, perché ovviamente l'adolescenza è un'età difficile per tutti. Quando l'adolescente è un pilota ed è quello che mantiene la famiglia, diventa ancora più difficile, no? Quindi me l'ho dimenticato, perché quando poi tu lavori in MotoGP erano dei piloti che sono già degli uomini, anche se giovani, come era per esempio Marquez o Casey, ma che hanno già fatto anni di esperienza, che hanno probabilmente già superato questi rapporti, se mai ce ne sono, un po' difficili con i genitori. Sono genitori che fanno tanti sacrifici, cercano in tutti i modi di farli emergere, poi a volte magari inconsapevolmente non si rendono conto che diventano un limite del pilota. E quindi insomma, è stato l'altro anno, mi sono divertito, sia Stefano che Danny sono due persone molto carine, mi danno molto retta, mi piace sentire che sto creando un buon rapporto con loro, è una cosa che mi dà molto gusto. Ma anche con Stefano continui quest'anno? Sì, sì. E Stefano l'anno scorso ha fatto una stagione che è stato sempre costante, che è mancato il guizzo, che gli mancasse il guizzo, è mancato il guizzo, e poi però alla fine c'aveva anche dei problemi con il team. Il problema è che no, col team no, ma Stefano si è fatto molto male a Sepang 22, sì. Ha fatto un inverno 22-23 molto difficile, diverse operazioni, ha iniziato dalla prima gara per miracolo, ma non era ancora a posto, in Stati Uniti è ricascato, si è rifatto male alla stessa gamba, e quindi poveretto, lui è stato comunque, ed è una cosa che mi affascina molto di Stefano, questa capacità di sopportare il dolore, di continuare ad allenarsi, un pilota che secondo me ha un grande talento, quest'anno ad Assen ha fatto su 20 giri 10 l'ha fatto in testa lui, e che deve lavorare intanto deve, speriamo, iniziare una stagione senza infortuni, che è fondamentale, e deve abituarsi a poter lottare per le posizioni che contano, no? Quindi io sono convinto che potrà far bene quest'anno. In un ipotetico mondo ideale della Moto2 e Moto3, secondo te servirebbe un ingaggio minimo per i piloti e potrebbe essere 50.000 netti per la Moto3 e 100.000 per la Moto2? Senza andare nelle cifre, sì, secondo me sì, ma anche in MotoGP, perché anche in MotoGP ad oggi in MotoGP tutti però prendono uno stipendio. Prendono uno stipendio, ma alcuni prendono uno stipendio che è poco più che simbolico. Ah. Ora, in un mondo dove sono in 22 in grado di guidare quelle moto lì, al punto che quando uno si fa male non sanno come caspita fare a sostituirlo, come nell'NBA c'è una sorta di salario minimo, quanto mi risulta, penso che sarebbe giusto anche tutti i ragazzi che arrivano a fare il mondiale dovrebbero essere perlomeno in grado di pagarsi uno stipendio. Sì. Se c'è stato, qual è stato il pilota più indisciplinato che hai avuto? Il giovane Jack Miller, che non era direttamente in squadra con me, ma era sotto contratto con HRC e quindi in qualche modo era da gestire. Tutti i piloti hanno nei loro contratti delle clausole che prevedono delle multe nel caso loro facciano determinate cose.
Io in 20 passani non ho mai applicato una multa a nessuno, se non a Jack. Perché cosa aveva fatto? Perché Jack aveva il difetto, che aveva il vizietto di bere un po' troppo la domenica sera, e a volte anche non solo la domenica sera, e di diventare un po' fuori controllo. E una volta il richiamo ufficiale, secondo me, a un certo punto, dove aveva anche fatto dei pasticci con una moto, una Shobai di Lucio, mi pare, non mi ricordo. E alla fine mi ricordo che gli diedi questo foglio dicendo: Jack, come se fossi tuo padre, devi insegnarti che hai un talento della Madonna, ma lo stai buttando via. Per cui qua c'è la multa di 20.000 euro, così la prossima volta che esageri con le birre ti ricordi quanto ti è costata l'ultima birra che hai bevuto e magari smetti. Avvolgiamo 1964, quando nasci? 30 ottobre. Allora, che ragazzino è stato Livio Suppo? In che famiglia è cresciuto? Dove è nato? Avevi i fratelli? Faccio un quadro. Ok, allora. Sono nato a Torino, ho una sorella di 3 anni più vecchia di me che fa il medico. Siamo nati la classica famiglia medio borghese di quegli anni, no? Mio papà aveva un negozio, un magazzino di materiale elettrico all'ingrosso, mia mamma, come a quei tempi di solito succedeva, una volta sposata ha smesso di lavorare per seguire la famiglia. Abbiamo avuto un'infanzia serena. Io ho studiato alle scuole pubbliche nelle elementari, poi ho fatto 3 anni indimenticabili dai salesiani, che sono secondo me molto bravi, almeno ai miei tempi, erano molto bravi nel usare bastone e carota con i ragazzini di quell'età che sappiamo essere un po' difficili da gestire. Poi ho fatto il liceo classico sostanzialmente perché alle medie andavo bene e mia sorella faceva il liceo classico, ma a me non sarebbe, cioè non mi piaceva. E quindi infatti mi sono stato praticamente sempre rimandato. Finalmente, senza farmi bocciare, sono riuscito a finire questo benedetto liceo classico. E a 18 anni mi aveva regalato una bella macchina, una Passat familiare, insomma, che per i tempi era un macchinone per un diciottenne. E io ho pensato bene di schiantarmi in Corsica nell'estate della maturità. In Corsica mi hanno detto che si sarebbe potuto aggiustare, quindi ho speso un sacco di soldi, mi pare 800.000 lire, che allora era una follia, per caricarla su un traghetto, portarla a Torino e farla rimettere a posto. Quando arrivati qua tutti mi dicevano: la macchina è troppo incidentata, non vale la pena metterla a posto. Finché un carrozziere, mi ricordo, mi disse: è assicurata contro il furto? E dico: sì. Allora qual è il problema? La smontiamo tutto, vendiamo quei pochi pezzi ancora interi e poi denunciamo il furto. Io arrivai a casa e dissi: papà, ho trovato la soluzione. E mio padre mi fece un... Perché ovviamente... Che te la stavi gestendo da sola. Ovviamente, e lì però sono gli insegnamenti dei genitori, no? È chiaro che tu in quel momento sei dispiaciuto perché hai fatto un bel danno. Pensi di aver trovato una soluzione e non ti rendi conto che è una roba disonesta. Chiaro. O meglio, te ne rendi conto, ma non lo percepisci del tutto, ecco, perché sei ancora... E quindi mio padre mi fece più il mazzo per quello che non perché mi hanno schiantato. E questo secondo me è stato uno degli insegnamenti che mi ha dato mio papà, cioè l'essere onesti, che è una cosa che alla lunga paga, quindi questo gli devo dire grazie. La Passat che colore era? Era fighissima, era bicolore, era sotto grigio scuro e sopra grigio chiaro. Ah, ok. L'avevo fatta fare io così perché ho fatto un non mi aveva dato la precedenza, ma ho rovinato la fiancata. Allora, tu sei troppo giovane, esisteva una rivista che si chiamava Auto Capital, e quelli della mia età se lo ricorderanno, come era la rivista che parlava delle macchine più, delle elaborazioni, delle cose, più che delle elaborazioni, delle cose estetiche, no? Di macchine particolari e tutto. E mi ricordo che avevo visto queste macchine di tono su tono, mi era piaciuto una macchina, avevo visto che questo qua mi aveva rovinato un po' la fiancata, ho fatto che riverbizzare di un colore diverso, era molto bello. E con scritto dietro Suzuki, mi viene in mente adesso, da qualche parte avere la foto, perché la macchina aveva aggancio, avevo un Suzuki RM 125 dell'83, con cui corricchiavo, e quindi mi viene in mente adesso che dietro c'è scritto Suzuki. Ecco, appunto, invece il rapporto con le moto come nasce, da chi arriva la passione? Allora, in realtà papà era appassionato di motori, mi raccontava sempre che aveva fatto anche un test con la 600 Abarth a Monza, ma poi credo i suoi non volessero. Comunque è sempre stato appassionato di motori e sicuramente me l'ha passato lui questa passione. Io ho iniziato a rompere le scatole per volare una moto che avevo credo 9 anni. Sai, allora c'era mica, pare si chiamasse Malaguti Grizzly, cioè quelle moto da bambini, da cross. Ce l'ho avuto anch'io. Io non ce l'ho avuto. Io per
due o tre anni ho continuato a rompere le scatole, praticamente tutti i giorni dicevo, papà me la compri la moto, me la compri la moto, finché quando io ho compiuto circa 11 anni, mia sorella ne aveva 14, avrebbe dovuto iniziare ad andare in giro in scooter, perché cioè, in motorino, si chiamavano motorini, ciclomotori, allora, perché appunto a quel tempo c'era una grossa passione, praticamente tutti andavano, cioè era si sognava di notte, non poter compiere 14 anni e andare in giro con il motorino. E mio padre, c'era un cliente che non riusciva a pagarlo, gli propose in cambio, anziché i soldi, questo Moto Guzzi Dingo, che era un motorino, con tutto rispetto, piuttosto bruttino. Mi ricordo una sera papà arrivò a casa con questo motorino e mia sorella scese, e c'era il motorino ma le marcette come le vespe, no? A manubrio. Quindi bisognava infilare la marcia, mollare la frizione, accelerare e partire. Mia sorella lo spegneva, probabilmente furba perché non c'aveva voglia di usarlo, poi perché era veramente brutto. Allora io mi ricordo che chiese a papà se potevo provare io, e io ricordo questa sensazione di la prima volta in vita mia su un motorino che infilo sta marcia, lascio la frizione, accelero e parto. Ed è stata una... Io me la ricordo come se fosse ieri questa cosa qua, la prima volta che guidavo un motore. E come dicono in Romagna, e da lì devo dire che la passione è sempre rimasta. Ma i tuoi sono sempre vivi? Purtroppo mio papà è mancato già tanti anni fa, quest'anno ha fatto 11 anni, e mia mamma invece è ancora viva, arzillissima, quest'anno ne fa, vabbè, delle donne non si dice l'età, però insomma, diciamo che ha una bella età, ma ne dimostra una decina di meno. Lei mi fa sempre i complimenti, ovviamente, da buona mamma. Quando faccio le interviste, segue le gare, è sempre molto... Ah, okay. Quindi è una famiglia assolutamente normale, che mi ha dato la possibilità di fare uno sport che a me piaceva, perché io ho corricchiato comunque fuori strada, okay. Ed è il motivo per cui io, quando mia figlia si è appassionata ai cavalli, che io detesto, non me la sono sentita di dirle di no. Lei, per fortuna, poi dopo l'è passata, però lei faceva le gare di salto, da piccolina, si è anche rotta una clavicola, cioè... I cavalli sono pericolosissimi, poi questi bimbini su questi bestioni, se gli cadono addosso è veramente pericoloso, quindi io ogni volta che lei faceva le gare o comunque che andava ad allenarsi ero preoccupatissimo, però vedevi in lei la passione che avevo per le moto, lei ce l'aveva per i cavalli, non me la sono sentita di dire. Poi l'ha persa però. Grazie a Dio, sì. Che università hai fatto e poi come hai proseguito? Fammi un racconto di lì fino all'entrata in Ducati, sì. Io scelsi economia. Un po' perché, tornando all'incidente che ti dicevo prima, era appunto l'anno della maturità, quindi io pensavo, non c'ho nessuna voglia di studiare, e quindi pensavo di fare scienze politiche, che ai miei tempi era l'università per quelli che volevano giusto pigliare una laurea, perché i genitori volevano che pigliassero una laurea. E mio padre mi scrisse questa lettera in cui mi disse, io ti compro una macchina nuova, quindi metto fiducia in te, fammi vedere che è ben riposta, quindi iscriviti a economia e commercio. E tu quando un papà ti fa una roba così come fai a dirgli di no? Ti scrisse una lettera? Sì, papà parlava poco ma scriveva. Ah. E adesso mi commuovo e niente, quindi io... Ma te la fece trovare in camera? Tipo. Questo non me lo ricordo. Quindi mi scrisse economia e commercio, per fortuna incontrai un mio caro amico, siamo ancora amicissimi adesso, il PEX, che mi insegnò a studiare perché... È questione di metodo, è questione di sacrificio, cioè io dico sempre a mia figlia, studiare è come fare un lavoro, cioè uno deve pensare di studiare almeno quelle 8 ore al giorno, 6-8 ore al giorno, perché altrimenti non ce la puoi fare. E Alberto era molto preciso, molto studiavamo insieme, mi ha aiutato molto a affrontare, poi gli studi più andavo avanti più mi piacevano, quindi mi sono laureato a pieni voti, allora c'era ancora il militare, quindi prima di laurearmi ho fatto, quando mi mancava credo un esame alla laurea, sono andato militare. Dove? Nei Carabinieri. Ho guadagnato i miei primi soldini perché allora, se ricordo bene, lo stipendio era 1.400.000 di lire ovviamente, che però erano soldi, cioè se tu vivevi in casa... E non c'avevi spese? O in caserma, e guadagnavi 1.400.000 lire, era tanto. Sì, sì, e sì. Adesso invece, poracci, ragazzini, abbiamo laureati, guadagnano 1.000 euro, che sono passati 40 anni. No, 40 no, ma sì. 40. Quasi 40, 35. Detto questo, mi sono laureato nel luglio dell'89, e in quel periodo arrivavano, a Economia e Commercio Torino, arrivavano molte offerte di lavoro. Io mi ricevetti credo una trentina, alcune, la maggior parte da queste società di revisione che a me non mi interessava, e fra tutte scelsi di andare alla Ferrero,
la Ferrero, che aveva gli uffici del marketing a Pino Torinese, e quindi iniziai questa carriera nel marketing. Fa conto, sto parlando della preistoria, pensa che sulla mia scrivania non c'era neanche un computer. Madonna. Vabbè, fatto sta che dopo pochi mesi mi chiama Gianni Prandi, che era uno degli inviati di Motosprint, che era venuto nel 1988, cioè l'anno prima. Io, prima di partire in militare, nel febbraio dell'88, andai in Baja California a fare la prima edizione del Camel Trophy Bike. Questo Gianni Prandi, che nel frattempo si era licenziato da Motosprint, aveva creato questa sua società che si chiamava Warcross, e mi chiama e mi dice: stiamo organizzando una specie di Parigi-Dakar, che allora era famosissima, da Mosca a Vladivostok, con l'innovazione che i mezzi di supporto, anziché andare su ruote, vanno sulla Transiberiana. Cioè, oh, wow. E quindi idea fighissima, dice: vieni a fare il responsabile della comunicazione. Mi sono licenziato alla Ferrero e sono andato a Parma, dormivo in ufficio. Dopo una settimana, sono stato una settimana a Mosca e ci sono poi tornato dopo 2 o 3 settimane per cercare di organizzare questa prima conferenza stampa. Non avevo idea di come si faceva, allora non c'era Google, non c'erano i computer, c'era un librone così dei giornalisti a Mosca, quindi dalla camera d'albergo io cercavo di telefonare. Mi ricordo che andai a trovare Demetrio Volcic, che per quelli della mia età è stato un mito, perché era quello che era il corrispondente da Mosca. Quindi mi ricordo che entrai, avevo 24-25 anni, in sto ufficio con sta foto del Cremlino, che in realtà pensavi che fosse una finestra, ma era una foto attaccata al muro. E io mi ricordo che ero emozionatissimo di vedere uno che avevo visto per anni in televisione. Fatto sta che purtroppo poi questa cosa qua non è partita, poi dopo c'è stato, insomma, quegli anni lì per i paesi dell'est sono stati abbastanza... cioè, concomitanza con la caduta del muro. Il muro di Berlino, insomma, quindi sta cosa qua non è mai partita. Il papà aveva un po' di... aveva bisogno, mi ha chiesto una mano per mandare avanti la sua attività, cosa che ho fatto per un paio d'anni, ma non mi sarebbe piaciuto lavorare con mio papà a Torino a vendere materiale elettrico all'ingrosso, e quindi alla fine riuscii a vendere l'azienda, cioè l'azienda, l'attività, e mi rimisi sul mercato. Quindi ho fatto 2 anni in una società dell'Alpitour, che si chiamava Alpimmagine, e seguiva la squadra di pallavolo, che in quegli anni era una delle squadre, insieme a quelle dei Benetton di Treviso, più forti in Italia, e quindi vendevo le pubblicità per questa squadra. Quindi c'erano 2 tipi di pubblicità, quelle, perché nei campi da pallavolo la telecamera è solo da una parte, okay? Sì. Quindi quelle a favore di telecamera sono le pubblicità che vendi a aziende nazionali. Quello dall'altra parte sono quelle che vendi alla macelleria, alla concessionaria. E quindi io partivo, andavo in treno a Cuneo, partendo da Torino tutti i giorni, e poi partivo con la valigetta, andavo a cercare anche nei negozietti i milioni. Che però è stata un'ottima scuola, perché la gavetta fa bene a tutti i livelli, no? E anche quella è stata una gavetta interessante. Da lì nel 94, caro amico di mia sorella, che ovviamente è anche un mio carissimo amico, è Massimo Garbaccio, che era il responsabile della comunicazione di Benetton Sport System, a cui dico sempre devo moltissimo, perché mi chiamò a lavorare in Benetton Sport System, che allora era la Benetton aveva deciso di diversificare, di comprare quindi delle aziende nel mondo dello sport. Sotto questo ombrello che si chiamava Benetton Sport System c'era la Nordica, che fanno scarponi, la Kestrel, che faceva gli sci, la Rollerblade, che faceva i... se sentite dei rumori è il cane che si rotola. La Kestrel faceva gli sci, la Rollerblade faceva i pattini in linea, la Killer Loop faceva abbigliamento da snowboard, la Azor, che faceva scarpe da montagna, e Prince, che faceva racchette da tennis. Esperienza bellissima, perché era un'azienda molto internazionale. Io ho avuto colleghi tedeschi, norvegesi, De Roma, che per me, come Dario Albano, che siamo rimasti amicissimi. Ed è stata un'esperienza veramente bella, ed è grazie a quell'esperienza, dove io seguivo la comunicazione per Nordica e Asono, che per caso ho iniziato a lavorare nel mondo delle moto. Perché? Perché nel 95 un amico di Alessandro Benetton, che conosceva, un suo amico conosceva, che era Fabio Barchitta, ex pilota, lavorava per HRC, la service dei clienti, gli disse: guarda che l'HRC sta cercando, Mick Doohan aveva vinto nel 94 il mondiale, non so se vi ricordate, con una moto che aveva i colori HRC, non c'era Repsol. E Repsol entra nel 95. Quindi era arrivata la Repsol e cercavano uno sponsor, qualcuno che gli fornisse l'abbigliamento.
Quindi Alessandro piacque l'idea, Alessandro Benetton gli piacque l'idea, abbiamo fatto l'abbigliamento per la HRC, io quell'anno lì sono andato a 4-5 gare perché cercavo di sfruttare la sponsorizzazione portando tramite l'ufficio stampa di Benetton delle grosse riviste, allora le riviste avevano ancora un grosso peso, a fare interviste a McDonald's, ne racconto una che è carina, in Germania avevo portato, come si chiama, una delle riviste più importanti tedesche. Der Spiegel, no? Sì, Focus tedesco, non mi ricordo. Fatto sta che insomma facciamo questi, organizziamo questa intervista con McDowell. Questo giornalista non aveva idea di cosa fosse il motociclismo. Alla terza domanda stupida che gli ha fatto, Mick l'ha guardato, si è alzato e se n'è andato. Io terrorizzato. Perché i piloti una volta erano così, c'è poche pugnette, vai scemo, me ne vado. Sì, 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 cioè, sì. Non sa di cosa sta parlando, io non perdo tempo. E questa quindi quell'anno lì ho fatto 4-5 gare, poi invece nel 96 la Honda ci ha chiesto se eravamo interessati a sponsorizzare la 250 ufficiale. A quei tempi la Honda gestiva nel team Repsol Honda Team, cioè all'interno della squadra ufficiale, anche la 250. L'anno prima c'era Okada che fece secondo secondo me nel mondiale sempre con una moto verniciata con i colori HRC. Nel 96 arrivava questo Toru Okawa che è stato il mio primo pilota e quindi ho dei bellissimi ricordi perché sostanzialmente con la Benetton cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto compriamo tutti gli spazi pubblicitari su Tutec e Moto e cerchiamo di rivenderli. A quei tempi la Benetton, stiamo parlando del 90.96, aveva vinto il mondiale con Schumacher 94-95, esatto, con questi colori che erano bianco, blu, azzurro, che erano in Europa vissuti come i colori della Benetton ormai, in realtà nei colori della Mile 7, che è una sigaretta che viene venduta, la sigaretta più venduta in Giappone, ma la vendono solo in Giappone, quindi al di fuori del Giappone nessuno sapeva che caspita fosse. C'era questo logo, ti ricordi, Benetton Formula e tutto, noi creiamo il logo Benetton Motorbike, insomma Alessandro voleva in qualche modo replicare quello che il signor Luciano aveva fatto in Formula 1, cioè sfruttando il nome Benetton, che ripeto in quegli anni era, per i ragazzini di adesso probabilmente il nome Benetton è meno famoso, ma allora sì, era famosissimo, certo. Le campagne di famose campagne di Toscani, certo. Ma poi proprio il signor Luciano era stato un genio a inventarsi un modo nuovo di fare l'abbigliamento. Sì. No? Quell'anno lì, che era il 97, io mi rendevo conto che solo con Okawa avrei fatto troppa fatica a trovare degli sponsor, perché... E provaste a ingaggiare Valentino? Esatto. Portai Valentino in Benetton, facciamo un incontro, c'era il ricordo, secondo me c'era Graziano, Gibo, Vale e di qua c'eravamo Alessandro, Mauro Benetton ed io. E mi ricordo questa scena bellissima in cui c'era un plastico, eravamo a Ponzano Veneto, questa villa bellissima, e c'era un plastico della villa, no? Allora, su questo plastico c'erano delle statuine, a un certo punto Vale la tocca, pom, cade una di queste statuine, guarda e fa, oh, un omino è caduto, e l'ha messo su. Vale era un ragazzino, e peraltro abbiamo iniziato insieme, perché anche lui, io ho esordito nel 96, e anche lui. Quindi lo conosco da quei tempi lì. Fatto sta che già allora lui sul stipendio era importante, c'era ancora lì, ma era importante, e quando loro andarono via, i fratelli Benetton mi dissero, sì, sembra un ragazzo simpatico e tutto, se trovi i soldi puoi fare l'operazione. Quindi cosa voleva dire? Che io avrei dovuto trovare la copertura del budget prima di poter firmare col pilota. Chiaramente la Priglia era una situazione di vantaggio, perché la Priglia faceva quello di mestiere, se decideva di tenere Valentino, offriva dei soldi a Valentino e dopo andava a cercare i soldi. Purtroppo questa opportunità non ce l'avevo e ovviamente era pressoché impossibile trovare i soldi prima ancora di avere il pilota, di avere la certezza di avere il pilota in mano, no? Certo. E vabbè, però comunque ero consapevole che un pilota italiano mi serviva, allora Carlo Florenzano, che collaborava con Honda Italia, mi disse guarda che c'è un ragazzino che corre nel trofeo Honda NSR, che è forte, giovanissimo, è forte, dai a vederlo a Mugello e a Rijeka, se ricordo bene, ed era Marco Melandri, che era un bambino, cioè aveva 14 anni. Il talento ce l'aveva di sicuro, lui aveva un'offerta da parte di Aprilia, ma lui voleva a tutti i costi continuare a correre su una Honda gestita da Matteoni, che era quello con cui lui faceva l'italiano. Matteoni a quei tempi, Massimo Matteoni, era considerato il genio dei due tempi della Honda, le sue moto erano quelle che andavano meglio di tutti, e quindi lui accettò un ingaggio più basso pur di correre con la Honda 125 anziché con la Priglia e esordimmo nel mondiale. Quindi nel 98 la Benetton Motorbike aveva Okawa in 250 e Melandri in 125.
moto colorate uguali, apparse il marchio Playlife, perché nel frattempo l'azienda da Benetton Sport System cambiarono il nome in Playlife, che era quella scritta fatta al contrario, che nessuno capiva se era uno sponsor cirillico o cosa. Ed è stata una stagione incredibile, perché comunque lui ha vinto la sua prima gara rimanendo per anni il più giovane vincitore ad Assen. Insomma, è stata una bella stagione. Purtroppo poi alla fine però, anziché restando, si mise a seguire il progetto Mauro Benetton alla fine, a metà stagione, e diciamo che non avevo più lo stesso feeling che avevo avuto con Alessandro, e quindi decisi, sai, allora ero giovane, non avevo figli, di licenziarmi e di andare in onda a cercarli di convincere che avevano bisogno di uno come me. Quindi partimmo io e Mario Miyakawa, che immagino gli appassionati di Formula 1 conoscono, perché oltre ad essere stato il manager di Alesi, di Del Piero, adesso lo è di, come si chiama, il pilota giapponese che corre in Formula 1, hanno un'agenzia con i suoi fratelli di marketing e sponsorizzazioni, quindi andammo insieme, perché lui è metà giapponese, metà italiano, parla ovviamente correttamente giapponese, e ci presentammo in Akerici dicendo noi, secondo noi, possiamo darvi una mano. La Akerici tempiera, tecnica, non c'era, forse c'era un addetto stampa, ma non, come sempre i giapponesi hanno impiegato un po' a dire sì, no, alla fine ci mandarono questo fax, allora c'erano ancora i fax, in cui ci dicevano ok, potete cercare sponsorizzazioni per noi, che non era però quello che volevo fare io. Io avrei voluto essere appunto un uomo marketing dell'azienda. E nel frattempo ho avuto la fortuna che Ducati mi chiese di andare invece a fare il responsabile marketing della neonata Ducati Corse. E quindi siamo nel fine 98, inizio 99. Okay. Quindi mi ricordo che dissi: cosa faccio? Cerco di convincere la Honda che ha bisogno di uno come me nel motomondiale, o accetto la proposta di uno che sente la necessità di mettere in piedi un ufficio marketing delle corse anche se corro in superbike, che comunque non era la classe regina. In fondo, comunque, era Ducati, era una casa stravincente in Superbike, e la Superbike di quei tempi era comunque un campionato dove, come anche adesso effettivamente, c'erano molte case ufficiali, addirittura c'erano molte più case rispetto alla GP. Nei GP in quei tempi c'erano Honda, Suzuki, Yamaha, finito. E quindi accettai questa proposta da Ducati, divenni responsabile marketing di... Senti, stacco, domanda. Il tuo rapporto in tutti gli anni e adesso con Valentino Rossi? Allora, diciamo che praticamente, a parte appunto negli anni 90, dove comunque abbiamo avuto ogni tanto dei rapporti, in realtà non abbiamo mai avuto rapporti, Vale, non abbiamo mai lavorato insieme, siamo mai andati a cena insieme. Io comunque da un certo punto in poi ho sempre lavorato per i piloti che erano i suoi più grossi avversari, quindi ovviamente diventa più difficile. Io ho una grandissima stima di Valentino, perché tocca essere matti a non esserlo, cioè a non aver stima per Valentino, per quello che ha fatto per questo ambiente, per il talento che ha avuto. Però non posso dire di avere un rapporto con Vale. Io nel video di The Talking Helmets c'è quella scenetta di Laguna Seca dopo il sorpasso di Mark al cavatappi, replica di quello che lui fece a Stoner. Sì, no? E quando siamo usciti, a cui io gli risposi grazie a Mark che dopo 5 anni gliel'hai fatta pagare, e lui quando siamo usciti mi disse: annaggia, hai sempre la risposta pronta. Gli ho detto: vale, è il mio mestiere. E gli ho detto: peraltro ci dipingono sempre come nemici, sarebbe bene una volta andare a cena, perché invece io contro di te non c'ho ben niente. E poi ovviamente questa cena non si è mai fatta, però io ho massima stima per Vale. Avevi chiaro l'idea che ti sarebbe piaciuto fare il team manager, oppure è una cosa che poi hai maturato con il tempo, cioè, oppure lo volevi già fare? Diciamo che io non è che sono partito dicendo voglio fare da grande, voglio fare il team manager, non era quello sicuramente, non è nata così. No, magari da bambino no, ma verso che età l'hai capito? Quanti anni? Vabbè, quando ho iniziato a seguire questo progetto Benetton, che appunto, come ti ho detto prima, in pratica facevo il team manager anche se non lo ero, perché la squadra era quella dell'E, però... Trattavi, sceglievi piloti? No, Ukawa, figurati, era scelto dalla Honda. Sì, ecco, con Melandri ho iniziato a fare un po' più il team manager, perché ho scelto la squadra di Matteoni, ho iniziato ad avere un po' più di esperienza. Poi in Ducati 99, 2000, 2001 e 2002 ero responsabile marketing, e quindi andavo a qualche gara all'anno della Superbike, ma non sicuramente da team manager.
Però sono stato quello che quando la federazione ha annunciato che dal 2002 in poi sarebbero state quattro tempi anche nella MotoGP, sono stato quello che ha iniziato a rompere le scatole in azienda per dire dobbiamo alla Ducati, che è la regina dei quattro tempi. La Ducati ancora oggi ha vinto più gare di tutte le altre marche messe insieme in Superbike, non possiamo non perdere questa occasione, cioè di andare a correre in un campionato che è la Formula 1 delle due ruote con le nostre moto. Ovviamente da ingegneri Claudio Domenicali e Filippo Preziosi si appassionarono, iniziarono a studiare la fattibilità da un punto di vista tecnico. Mi ricordo i ragionamenti su possiamo pensare di essere competitivi con il bicilindrico o è necessario fare un 4, per allora la Ducati faceva solo bicilindrici. E allora il regolamento era più open di adesso, per cui permetteva 2, 3, 4, 5 cilindri, c'era solo un cilindrato uguale per tutti, delta peso. I due cilindri venne scartati immediatamente, perché basta vedere anche l'esperienza di pochi anni prima con Honda e Aprilia, che fecero dei 500 bicilindrici, sulla carta potevano essere competitivi, nella realtà non lo erano, perché pronti via, i quattro cilindri avevano più cavalli, ti stavano davanti, poi il tuo vantaggio era quello di avere un maggior passo di curva, perché era una moto più piccola e leggera, svaniva perché intanto eri dietro. Credo che un bicilindrico 500 mai abbia vinto, forse l'ha vinta una McWilliams sul Magnata Donington, forse. Quando ci fu l'annuncio del passaggio? Non ricordo se 99-2000, deve essere una norma simile, perché se quindi poi il primo anno è stato il 2002... di lavoro è stato un paio d'anni? No, secondo me in un anno li abbiamo convinti, ma giustamente Claudio e Filippo non hanno voluto fare le cose di corsa e entrare subito nel 2002, hanno preferito prendersi un anno in più e entrare meglio. Ricordo che Aprilia entrò subito nel 2002, con una moto probabilmente troppo avanti, aveva già le valvole pneumatiche, il motore fatto dalla Cosworth e tutto, le Dunlop, erano delle, con tutto rispetto, non erano proprio le gomme migliori in MotoGP, e probabilmente quello li fregò un po', nel senso che se la prima esperienza di Aprilia in MotoGP è stata breve, probabilmente perché hanno voluto fare troppo in fretta. Claudio e Filippo ebbero questo approccio più tranquillo, e quindi siamo partiti un anno dopo, ma siamo partiti col piede giusto, perché abbiamo preso Capirossi. Ma la moto chi la sviluppò come piloti? A Vittoriano Guareschi. Vittoriano era il nostro collaudatore, il primo che ci ha messo il sedere sopra è stato lui. Io ricordo ancora adesso, la prima volta che abbiamo acceso il motore, c'erano ovviamente un po' di problemi, per cui eravamo tutti ad aspettare questo primo vagito del motore, siamo andati credo fino a mezzanotte ad aspettare che questo motore finalmente partisse, bellissimi ricordi anche quelli, ed è stato il progetto che io ho sentito più mio in tutta la vita di corse. Perché? Perché sono stato quello che ha rotto le scatole per andarci, a quel punto sono diventato, allora mi chiamavano responsabile progetto GP, non ero il team manager, ero responsabile progetto GP. In realtà poi alla fine, ne parlavo l'altro giorno con qualcuno, dicevo, alla fine ho fatto lo stesso lavoro in tre case diverse con tre nomi diversi, una volta responsabile progetto GP, una volta team principal in Honda, una volta team manager in Suzuki, ma alla fine della fiera lavora sempre quello. E quindi sì, sicuramente il progetto dove avevo messo più del mio, ecco, è nato grazie al fatto che ho rotto le scatole io, e quindi è stato il progetto a cui mi sono sicuramente affezionato di più. Il pilota Bayliss era facile perché veniva la Superbike, certo. L'avete convinto? Abbiamo convinto, ma soprattutto in quegli anni si pensava che i piloti delle Superbike potessero essere molto competitivi anche in GP, perché quattro tempi, in realtà è stata una teoria smentita dai fatti, perché mai nessun pilota che è arrivato dalla Superbike ha vinto il mondiale, tranne Nicky Hayden, che ha vinto arrivando alla Superbike americana. Molto giovane. Certo, però per esempio piloti come Ben Spies, Colin Edwards, Troy Bayliss hanno vinto delle gare al massimo, Colin è anche quello. Spies forse una, Troy una, quindi evidentemente era una credenza sbagliata, cioè il fatto che fossero quattro tempi erano, ma una GP rispetto a una moto di serie, benché straelaborata, c'è una grossa differenza. Però comunque Troy ha fatto una prima stagione comunque importante, ha fatto podio a Welcome, che era secondo me la seconda o la terza gara della stagione, vabbè, Loris fece podio alla prima gara, addirittura prima della partenza del campionato, si aggiudicò la BMW che era in palio nell'ora prima dell'inizio del campionato, che davano in televisione, che faceva il miglior tempo in quell'ora lì, vinceva una macchina, insomma Loris è stato fondamentale, ma anche Troy.
e abbiamo fatto i primi 2 anni con questi due piloti. Però doveva venire Biaggi, non capirò. Non è che dovesse venire Biaggi, nella lista di piloti che c'era per il 2003, nel 2002 io parlai con Carlos Checa, Loris Capirossi e Max Biaggi. Carlos firmò quasi subito con Yamaha, quindi rimase lì. Io portai avanti la trattativa con Loris e Max. E io... Allora erano formati che c'era anche l'altro in ballo? Secondo me sì, non mi ricordo bene, ma secondo me sì. La mia sensazione fu che erano diametralmente opposti a livello di motivazione, cioè Max arrivava da una squadra ufficiale Yamaha da 4 anni, credo, era straconvinto che per vincere il MotoGP ci andasse una Honda e quindi se fosse venuto a noi sarebbe venuto solo per i soldi. Mentre Loris era da anni in un team satellite della Honda, sognava di essere in un team ufficiale, quindi aveva molta più motivazione. Poi è vero che sulla carta Max aveva vinto più mondiali di... non sulla carta, nella realtà Max era un pilota più titolato di Loris, però secondo me la motivazione e la grinta che ci ha messo Loris all'inizio hanno fatto una grandissima differenza. Non dimentichiamoci che quel team, cioè la Ducati di quei tempi era una Ducati che se avessimo perso il main sponsor andavamo a casa perché non c'erano i soldi per correre. E quindi se fossimo partiti male, magari dopo un paio d'anni la Philip Morris avrebbe detto sai cosa, grazie. Basta, ciao. E quindi Loris è stato assolutamente una pedina fondamentale della nascita e della crescita del progetto GP Ducati. Ecco, che rapporto hai avuto con lui e che rapporto c'hai adesso? Allora, con Loris abbiamo avuto un buon rapporto fino a un certo punto, nel senso che nel 2006 l'azienda volle a tutti i costi prendere Gibernau. Loris ha capito che Gibernau avrebbe guadagnato molto più di lui. Nel 2006 l'ha fatto nero. E quindi quell'anno lì sicuramente non ero, anche perché poi quando tu fai il team manager, meno male, devi sposare le scelte dell'azienda, no? Quindi anche se magari io avrei tenuto un anno in più Carlos, per esempio, Carlos Checa, però alla fine sei tu la faccia dell'azienda, quindi Loris sicuramente non era molto contento con l'azienda, quindi lì i rapporti si raffreddarono un po', ma si raffreddarono soprattutto a fine 2007, quando per una serie di motivi a Loris avevamo offerto di correre in Pramac, ancora un anno in Pramac. Quindi non è assolutamente vero quello che il buon Carletto scrive nel suo libro, che lui l'ha saputo a Laguna Seca durante la gara. Ecco, appunto, te l'avevo chiesto dopo, c'è questo racconto di Pernat che l'ho sentito che... È proprio una grande fantasia. Io ricordo benissimo la riunione nell'ufficio di Claudio Domenicali, in cui Loris non c'era, ma Carlo sì, dove gli avevamo fatto questa proposta che era motivata da una serie di cose che non dipendevano solo da noi, diciamo così. E Carlo disse che per quella cifra lì la riteneva offensiva, era una cifra comunque a 6-0, quindi era sicuramente meno di quello che stava guadagnando, ma dopo una stagione in cui lui, se ricordo bene, fece settimo, era comunque una buona, era un modo da parte nostra di dimostrargli che eravamo grati per quello che aveva fatto per l'azienda fin dall'inizio. E lui non l'ha preso così, ma Carlo fu bravissimo a trovargli il posto per, non ricordo se 2 o 3 anni, alla Suzuki, sicuramente pagato meglio, però non è assolutamente vero che l'ha saputo in pista Loris. Qualche mese fa abbiamo fatto un'intervista a Pernat, lui ha raccontato una cosa che poi tu mi avevi smentito una volta quando abbiamo parlato al telefono, relativamente a Simoncelli che nel 2011 forse aveva firmato un precontratto con Ducati. Marco nel 2011 a Brno, avevamo trovato l'accordo per il 2012 e 13, nel camion c'era, puoi chiederlo al papà di Marco, c'era il papà di Marco, Marco Nakamoto ed io, e Nakamoto stravedeva per Marco, l'unica roba ci fu un attimo di, perché Nakamoto aveva ceduto nel farlo lavorare a Ligi De Ganello nel 2010-11, ma voleva a tutti i costi convincerlo a cambiare capo tecnico. Cioè Nakamoto era convinto che Marco all'inizio avesse fatto molta fatica ad adattarsi alla MotoGP perché la sua squadra non aveva esperienza di MotoGP. Ribadì questa cosa, cioè disse io ti offro questo, ma Marco si arrabbiò moltissimo, io convinsi Nakamoto, gli dissi Nakamoto è inutile, ormai peraltro inizia ad andare forte tutto, quindi lasciamo così, quindi avremmo sicuramente rinnovato il contratto. E il tuo ricordo di Simoncelli, o magari anche se c'è qualche aneddoto? Marco era
tutti gli appassionati se lo ricordano, un ragazzo molto spontaneo, molto simpatico, molto naturale, no? Non era sicuramente costruito, aveva sicuramente un ottimo talento, essendo molto grosso, con le mille probabilmente sarebbe andato ancora più forte, probabilmente. Quindi è stata, sia dal punto di vista umano che sportivo, una grossissima perdita, ecco. Se vuoi un anetto, la sera prima, che lui, o venerdì o sabato comunque a Sepang, io mi ricordo che sono uscito dall'ascensore del Sama Sama, che è l'albergo che c'è praticamente mezzo mondiale, e avevo dei pantaloni rossi, dei jeans rossi, una maglietta bianca, blu con un ricamo giallo, e lui mi pigliava in giro e sembra Arlecchino. Quindi questo è l'ultimo ricordo che ho purtroppo di me. Capitolo Casistone. Ok. Come è arrivato? Ti ha sorpreso quando è arrivato? È arrivato per caso? Allora, Casey, io dico sempre, il più grosso errore che ho fatto era nel 2005, Bernò, parlai col suo papà, avvisando Lucio che l'avrei fatto, pensando di portarlo nel 2006 in MotoGP. Però allora, se ti ricordi, in quegli anni lì di giovane c'era solo Vale che andava forte. Stavano iniziando ad arrivare Dani, ma sono arrivati poi l'anno dopo. E quindi la convinzione un po' del mondo del MotoGP era che per andare forte sul MotoGP era meglio pigliare uno maturo sui 30 anni, i Barros, i Capirossi, i Bernau, e quindi alla fine prendemmo Sete. Poi sappiamo tutti come è andata con Sete, e alla fine questa trattativa che per poco è saltata, e io mi ricordo che chiamai Claudio Filippi e disse: basta, adesso sono stufato, pigliamo sto Casey, che comunque aveva fatto vedere già nel 2006 con Lucio che il talento ne aveva da vendere. E Lucio aveva un'opzione per lui, ma se avesse avuto un'offerta da un tipo ufficiale non poteva matcharla, e Lucio, che comunque un grandissimo appassionato oltre che amico, capì la situazione, non volle trattenere a tutti i costi Casey in Honda, e forse è stata anche la fortuna di Casey, se ci pensi, perché la Honda 800, la prima versione, era veramente all'inizio molto poco competitiva. E invece, insomma, da noi ha trovato una moto che era difficilissima da interpretare, ma che se la interpretavi bene come faceva lui, era comunque un missile. E vabbè, comunque lui doveva arrivare come il secondo pilota di Capirossi, invece arriva e Sicuramente Loris aveva rischiato di vincere la Mondiale l'anno prima, e sulla carta le prospettive per giocarsi il Mondiale erano più con Loris. Ricordo un test invernale in Qatar, ancora di giorno si correva, in cui lui mostrò un passo mostruoso, e invece loro facevano molto fatica. Mi ricordo Carletto che diceva: "Bene, qua peggio del 2004 siamo", perché nel 2004 la moto ebbe qualche problema dopo un bel esordio nel 2003, e invece sì. Poi abbiamo vinto il Mondiale, insomma. Poi sicuramente quella moto, Loris e gli altri, Loris vinse solo una gara a Motegi quell'anno, ma fece qualche altro podio tipo in Turchia, quindi, però insomma era una moto difficile, quello di sicuro. Ma lui era, Stoner era abbastanza ingiocabile per tutti i compagni che ha avuto, forse solo Pedrosa poi in Honda dopo gli ha tenuto testa, in Ducati sì. Era... Cioè, in Ducati li ha asfaltati tutti, difatti dopo l'esperienza con Marco Melandri nel 2008, sì. Io suggerii all'azienda di prendere Nicky Heiden, perché Nicky ha detto: secondo me noi abbiamo bisogno, avendo Casey, quello che si gioca al mondiale è lui. Abbiamo bisogno di un pilota che ci aiuti a capire se sta moto è indiavolata veramente, o se abbiamo la sfortuna che tutti i piloti che pigliamo si sono bolliti di colpo, cioè non è possibile. Perché quel tempo avevamo già anche il team Pramac Satellite, e anche là c'era Barros, cioè c'era comunque piloti sulla carta forti, facevano una gran fatica. Solo a Sprazzi, anche Tony Elias ogni tanto andava forte, Barros fece un po' di Mugello nel 2007, però era un po' strano. Quindi io dissi: Nicky è quello che è arrivato dall'America. Io ricordo nel 2003 i primi test di Sepang, si pigliava 3 secondi al giro, dopo 3 anni ha vinto un mondiale. Non l'ha vinto di prepotenza, non ha vinto 100.000 gare, era uno che aveva imparato a gestire una pressione mostruosa, avendo come compagno di squadra Valentino Rossi, che era un manico pazzesco, eppure mediaticamente era ingombrante. Aveva dimostrato di saper crescere, e era ormai qualche anno che si capiva che con una moto che funzionava Nicky nei primi 5 la metteva praticamente sempre. Quindi io dissi: se Nicky non la mette nei primi 5 perché la moto va migliore, perché abbiamo qualche problema su questa benedetta moto, anche se Casey vince, che un po', se ci pensi, quello che non ha fatto la Honda negli ultimi anni con Mark. Certo. Poi io purtroppo con Nicky ho lavorato solo un anno, nel 2009, perché poi sono andati in Honda, quindi...
I problemi fisici di Stoner sono un argomento che è molto dibattuto, lui ne ha parlato anche lungamente in un'intervista che abbiamo fatto a Eichmann, eccetera. Quando subentrarono questi problemi, voi come li viveste? Ed è vero che provaste a prendere Lorenzo? Allora, intanto i problemi che Casey ebbe nel 2009 non sono quelli che ha adesso, nel senso che adesso lui, ho sentito la tua intervista, lui dice di soffrire questa sindrome d'affaticamento cronica. Allora invece alla fine si scoprì che era una intolleranza al lattosio. Ovviamente era preoccupante perché che stesse male era chiaro, e che non si capiva perché, quindi insomma se tu vuoi bene una persona e ti sei affezionato, insomma, poi un giovane così che vedi che sta male e non capisci perché è una roba brutta. Quando poi l'ha capito, è tornato, non so se ti ricordi, fece terzo a, mi pare, Estoril, quando ritornò in Estoril, secondo forse a Sepang e primo a Filippari con quella bellissima livrea bianca, e quindi insomma tornò che era forte come prima, però è stato un anno molto molto duro. E uno dei motivi per cui me ne andai dalla Ducati fu proprio quello, che oltre al fatto che Nakamoto mi chiese di andare, e da appassionato di moto andare a lavorare per l'HRC era un sogno. Io ero da 11 anni che ero in Ducati, meno male quello che sentivo di poter aver fatto l'avevo fatto, e l'amministratore delegato di allora, che non era Claudio Domenicali, diciamo che avevamo delle visioni un po' diverse, per cui ecco sì, abbiamo fatto una proposta quell'estate a Jorge, l'azienda volle fare questa offerta a Jorge, io cercai di dissuadere l'azienda dal farlo, perché secondo me Jorge stava giustamente solo cercando di avere un'offerta da poter far vedere alla Yamaha per farsi pagare di più. Se Casey avesse scoperto, e l'avrebbe scoperto di sicuro, che avevamo offerto a Jorge più soldi di quelli che avevamo offerto, che lui guadagnava, si sarebbe arrabbiato come un puma. E quindi secondo me era una mossa da non fare, l'azienda volle farla a tutti i costi, e quindi io ovviamente da manager, se ti dicono di fare una cosa o te ne vai o la fai, io quindi la feci, e poi Honda mi cercò, e a quel punto se tu, almeno io, come feci con la Benetton, cioè nel momento in cui non ti trovi più in sintonia con quello che è la visione dell'azienda, sì, io penso che da manager, io non riuscirei mai a fare il manager di un'azienda che vuol fare delle cose diverse da quelle che voglio fare io. Certo. Quindi Lorenzo rifiuta, si scopre nel frattempo che io vado avanti, i team manager devono mandare il curriculum. No, in realtà non mandai io il curriculum, in realtà a Barcellona 2009 Nakamoto, come aveva visto qualche volta, Nakamoto è arrivato nel 2009 in MotoGP, quindi ci eravamo visti qualche volta alle riunioni dell'MSMA, mi incontrò nel paddock di Barcellona e mi disse: Livio San, we are looking for a team manager. Gli dissi: e quindi send me your curriculum. E io ci rimasi così, comunque l'HRC che ti chiede di mandare il curriculum è una roba, e tra l'altro con Nakamoto, che ci sentiamo ancora adesso regolarmente, ho avuto un rapporto stupendo, come ce l'ho avuto con Filippo, con Claudio, sono stato fortunato da quel punto di vista lì. Lui era un grandissimo manager, bravissimo ingegnere, un giapponese totalmente anomalo, nel senso molto, molto veloce nel prendere decisioni, cosa che solitamente è un problema dei giapponesi, che nelle corse non funzionano molto bene, che aveva capito 15 anni fa che le squadre giapponesi avrebbero dovuto europeizzarsi. Lui, mi ricordo una volta, mi disse: a me a Suzuki, sa che allora era presidente, è chiaro che finché c'erano solo case giapponesi, Honda is Honda, e non era, cioè potevamo fare noi da soli. Nel momento in cui arriva Ducati, arriva KTM, arriva Aprilia, arrivano le europee, dobbiamo assolutamente cambiare e dobbiamo assolutamente essere più europei, perché un campionato che è basato in Europa, si corre soprattutto in Europa, i competitor sono europei, non puoi con la mentalità giapponese essere al pari, che secondo me è un po' quello che hanno patito in questi ultimi anni. Che era una cosa vincente invece di Suzuki, ovviamente. Sì, perché secondo me dei tre giapponesi Suzuki era quella che aveva una struttura di team dove c'erano tutte le case giapponesi erano degli europei, anche tecnici. Il problema è che se tu hai dei tecnici europei ai quali non dai retta, non ti serve a niente. La struttura della Suzuki era una struttura dove c'erano degli ingegneri molto bravi, e Ken Kawauchi, che è quello che adesso è in HRC, era un po' il trade union fra le richieste dei tecnici europei e la casa. E questo faceva sì che la Suzuki fosse un po' una via di mezzo fra una casa europea e una casa giapponese. Il tuo rapporto con i giornalisti, anche con il mio amico Zam, qual è stato nel corso degli anni?
Beh, è difficile generalizzare, ci sono dei giornalisti con i quali diventi poi anche amico, ci sono dei giornalisti con cui non sei mai andato d'accordo, e io sono un carattere che se uno non mi è simpatico, anche se fa giornalista, faccio fatica a dirglielo, cioè a nasconderlo. Quindi, che forse è stato anche un po' un mio limite, perché sicuramente ci sono team manager che sono stati più bravi di me nel farsi voler bene da tutti, e quindi a far scrivere sempre bene di sé solo perché avevano buoni rapporti con tutti o con alcuni giornalisti. Secondo me, se un giornalista dice, scrive delle cose che non mi piacciono, glielo dico, non è che mi faccio dei grossi problemi. Torniamo al 2010, tu a quel punto lì, in onda, porti Stoner. Come andò quella trattativa? La trattativa fu molto facile, chiesi, come avevo anticipato alla Ducati nel 2009, era furente, avevamo ancora un anno di contratto che era il 2010, ma era molto interessato a cambiare aria, anche perché lui nel 2010, questo me lo disse dopo, nel 2010 lui arrivò a un punto in cui non capiva se era lui che non era più forte o se effettivamente la moto aveva dei grossi problemi. Ti ricordi nel 2010 lui fece la prima vittoria ad Aragon, che era la sua fine stagione. Quindi lui aveva bisogno comunque di cambiare, infatti io dico sempre, secondo me Nakamoto anche senza Livio Suppo avrebbe convinto Casey ad andare in onda. Io non andai in onda come priorità porta Stoner, come priorità, la priorità era quella di cercare di gestire la squadra in maniera diversa. E, la trattativa è stata molto rapida, ho un firmato a Jerez che era seconda gara dell'anno forse. Ah, ok. Ok, quindi era già venuto sì, subito. Sì, sì. E poi, vabbè, 2 anni bellissimi in onda, però la fiamma di Stoner poi si spenge perché lui al secondo anno decide il ritiro per il 2013, eccetera. Ma 2 cose, se ti ricordi come ti comunicò che si sarebbe ritirato, se hai provato a convincerlo, e se c'è stato un momento in cui la squadra ufficiale 2013 sarebbe stata Stoner Marquez o il ritiro arrivò prima? No, allora, l'idea di Nakamoto e mia era quella di fare Stoner Marquez. Iniziamo queste trattative con Casey inizio stagione, arriviamo a offrirgli una cifra molto importante, ma lui niente, non ne voleva sapere, voleva ritirarsi, era stufo. Io penso che abbia influenzato in questa sua scelta anche il fatto che lui nella sua testa era convinto che più grosse erano le moto e più era facile per lui andare forte. Questo perché in 125 e 250 ha vinto molto meno che non in MotoGP. La MotoGP passava da 800 a 1000 nel 2012. Lui fece terzo in Qatar perché gli venne il problema di hard pumping alle braccia. Vinse Estoril e a Jerez, che erano 2 piste in cui non aveva mai vinto neanche in 125-250. Secondo me, non gliel'ho mai chiesto, ma immagino, lui gli ha detto, boh, qui vinco con una mano dietro la spalla, cioè dietro la schiena, e ha maturato questa cosa di volersi ritirare, che ha poi detto ufficialmente a Le Mans. E secondo me lì di lì in poi lui si è distratto, ha fatto delle gare come ricordo Barcellona e Mugello in cui performava molto meno del solito, era molto nervoso, arrivò l'incidente di Indianapolis, però è stato un grande peccato perché a livello di talento e di moto il 2012 poteva assolutamente vincerlo. Avessi deciso più tardi anche solo, no? Cioè fosse rimasto concentrato sulla stagione, poi dice alla fine, dico, guarda, lasciatemi libero fino alla fine, poi decido la fine, sarebbe stato meglio però. E invece Pedrosa come l'ha presa quella situazione lì, dal punto di vista umano? È successo talmente in fretta che praticamente... Fu confermato, ma soprattutto non l'avremmo lasciato andare Dani, perché il valore di Dani ci era chiaro, io ricordo anche poi negli anni in cui c'era Dani Mark, quando c'era da rinnovare i contratti, ogni volta gli dicevano, ah, ma tenete ancora Dani, non ha mai vinto un mondiale, e io dicevo sempre, benissimo, non ha mai vinto un mondiale, ma quanti altri piloti vincono almeno una gara da quando sono in MotoGP? Dani ha il record assoluto di vittorie, dal 2006 al 2017 ha vinto almeno una gara all'anno. Sostituire Dani era difficilissimo, peraltro un ottimo, sensibilissimo nello sviluppo della moto, quindi comunque utile. E comunque uno più forte di Dani sulla piazza secondo me non c'era. No, certo. Quindi l'avresti messo in un team satellite? Sì. Ok. A proposito di questo, arriviamo a un altro personaggio di cui spesso hai parlato. Nel 2017 poi te lasci, prima di affrontare questo discorso ti chiedo, Puig c'era già quando lavoravi te in onda? Assolutamente. Quindi lavoravate insieme? Sì, nel senso, quando io sono arrivato in onda nel 2010, Alberto era, la squadra era strutturata in maniera molto strana, perché la squadra aveva Dani e Dovi, con ognuno un team manager. Alberto era il team manager di Dani e, non mi viene il nome, un italiano, era il team manager di Dovi, anche lui arrivava dal team Mularoni.
E quindi io già dissi, ma è una squadra strana, perché comunque, cioè, mai visto una squadra con due team manager, no? Alberto mi fece una gran guerra quando io arrivai, perché lì Dani era il centro di tutto. C'era la moto dell'800 piccoli, se ti ricordi, sull'800 Niki, che era campione del mondo in carica, non ci stava, poveraccio. Se gli fecero una moto apposta, cucita su Dani, perché Dani, Alberto aveva convinto la Crecia a puntare tutto esclusivamente su Dani. Quindi lui mi vide con il fumo negli occhi, perché pensava che io mi sarei comportato per Chiesi come lui si comportava per Dani, cioè okay, i pezzi prima solo a Dani, i dati di Dani non li può guardare Dovi, ma Dani può guardare quelli di Dovi, funzionava così, c'era proprio una dittatura. Poi quando Dani interruppe il rapporto con lui, io e Nakamoto gli offrimmo di fare comunque da consulente alla KRC, perché diciamo, in fondo sto qua, insomma, può essere utile per tirare giù sui giovani talenti, per fare queste cose qua, e lui lì cambiò totalmente comportamento con me, quindi era gentilissimo, andavamo fuori a cena, super amici. Quando poi nel 2017 Nakamoto è andato in pensione, e lui ha capito che andando in pensione Nakamoto, quelli vicini a Nakamoto non contavano più tanto, sì, è tornato a essere simpatico come il primo anno, quindi... Allora, veniamo a questo 2015. Allora, quell'incidente lì è un po' come ho pensato di fare questa metafora, come lo sguardo della Gioconda. Non si sa se ride o se non ride. Non si sa se è colpa di Marquez o colpa di Valentino, eccetera. Cosa c'è scritto in questa telemetria? È un po' come il gol di mano di Maradona. Per gli argentini sì, è una roba fighissima, per gli inglesi ovviamente no. Non importa quello che c'è scritto nella telemetria, René. Quello che importa è che... Quello che importa è che sono passati 9 anni e ancora adesso chi pensava che fosse colpa di Mark continua a pensare che fosse colpa di Mark, chi pensava che fosse colpa di Vale continua a pensare che fosse colpa di Vale. È stato uno scontro dei due maschi alfa, i due leoni, il vecchio e il nuovo che arriva, ed è andata così. Quindi è stata una pagina non bellissima del motociclismo in generale, perché comunque il nostro sport è sempre stato uno sport dove c'era stato sempre molto rispetto anche da parte dei tifosi nei confronti dei piloti, anche se erano avversari, e in quegli anni lì, invece in quell'anno lì, i tifosi di Vale con Marche secondo me passarono da un'altra parte. Però tant'è, viviamo in un mondo dei social dove tutto più facile, dove è più facile nascosti dietro un nickname e una tastiera minacciare di morte la gente, e purtroppo bisogna averci a che fare. Sì, vabbè, ma comunque vabbè, in questa telemetria non si evince cosa è successo precisamente, o sì? Ancora. Diversamente. Allora, noi oltre alle... Non importa che mi dici qual è. No, sì, no, io ti dico che oltre alle... Noi analizzammo video e quant'altro anche con un'università inglese, proprio perché volevamo essere sicuri. Sicuri. Poi non era balla che la federazione ci disse adesso basta, perché altrimenti non finiamo mai più. Perché effettivamente anche noi avessimo fatto vedere delle cose in più, qualcuno avrebbe detto che non era vero, qualcuno avrebbe detto che l'avevamo fatto cioè che l'avevamo costruita ad hoc, quindi... Come una difesa dell'avvocato in tribunale. Quindi, e oggettivamente si era arrivati a un punto di animi riscaldati, che era meglio cercare di buttare acqua sul fuoco e non cercare di portare acqua al tuo mulino. La verità finale, cioè una delle verità finali, dimmi se sei d'accordo, è che comunque alla fine Valentino Rossi, la sua immagine ne è uscita... pulita come quella del danneggiato, mentre Marquez ne è uscito danneggiato. Assolutamente. Ne è uscito danneggiato con un grosso danno d'immagine. Ma a me la cosa, ho visto, non so se hai visto il documentario che ha fatto Mark. Nel documentario Mark finalmente dice, io Valencia col piffero che avrei aiutato Valentino, perché con quello che era successo prima, che era quello che io gli dicevo già prima di andare nella camera della race direction a Sepang. Gli dissi, Mark, è in mano a te adesso, tu puoi dire che lui ti ha fatto fare una brutta figura in conferenza stampa, e oggi hai voluto fargli vedere che se ti incazzi per davvero, perché tu a Filippa Island hai vinto la gara, e invece se volevi dargli fastidio facevi così, o puoi dire che non è successo niente. Secondo me è meglio che dici quello. E lui invece
anche a Valencia continua a dire io ho dato il 100%, perché non ci credeva nessuno, cioè, e peraltro appunto a distanza di anni nel suo documentario lo ammette, e quello fu, così come l'errore di comunicazione di Vale, secondo me, fu quello di attaccare Marche su una roba che di nuovo... i cronologici di Reggiani che dicono, cioè Filippale in una gara dove lui andava fortissimo, non aveva mai vinto, perché ogni volta o si sbaglia nel 2013, sbagliamo a dargli il rientro nei box per cambiare le gomme, 2014 si butta per terra perché aveva un vantaggio mostruoso, ma la gomma anteriore, le gomme Filippale diventano, soprattutto l'anteriore a quei tempi, era criticissimo, quindi non potevi spingere dall'inizio alla fine. Prima del 2015 abbiamo fatto una testa tanto dicendo non devi tirare dall'inizio alla fine perché altrimenti finisci le gomme. Lui riuscì a trattenersi, che per Marche è difficilissimo, fece quest'ultimo giro mostruoso e comunque portò via 5 punti a Jorge. E se tu vai a rivederti la fine di quella gara lì, Marche e Vale si incontrano nel giro di quando rientrano nel garage, Vale gli fa un segno come per dire che ci è andati un po' di botte, quasi si scusa, quindi avevano fino a lì, cioè dopo tagliato traguardo, erano ancora assolutamente... No, ma infatti quello che ti volevo chiedere, Valentino sì, ma Marquez invece non è che già tu nel box, nei rapporti con lui, dopo l'Argentina, dopo Asen, avevi visto che aveva cambiato, orientamento. Quell'anno lì sono stati diversi episodi, no? L'Argentina, Asen... E io ho sempre cercato di buttare acqua sul fuoco, ho sempre cercato di dire Marche, mi ricordo in Argentina gli dissi Marche, Vale corre nel mondiale del 1996, ok? Tu avevi 3 anni, sei nato nel 93, pensa all'esperienza che c'ha, fino ad oggi tu hai sempre fatto delle cose che faceva, che ha fatto anche lui, sorpasso di Jerez, uno fatto a Gibernau, l'altro fatto a Jorge Lorenzo, il cavatappi che gliel'ha restituito, cioè... Vinto in tutte le classi, sì sì. E mettersi contro Valentino non ti servirebbe a niente, perché comunque Valentino è come mettersi contro il Papa in questo mondo qua. Ma un conto è che il team manager di una certa età cerca di farti ragionare, sono piloti e purtroppo, come dicevamo prima, poi dopo il rischio è che, non dico di Alzamora, ma che attorno abbiano comunque della gente che invece sia da una parte che dall'altra, cioè sia dalla parte di Vale che dalla parte di Marc, li pompino un po' sbagliando. Secondo te Marquez ora arriva a Ducati, eccetera, eccetera, Gresini, eccetera. Te lo vedi come un pilota che è ancora integro e può vincere un mondiale o no? Io penso di sì, nel senso che fisicamente lo scorso anno mi sembra che, a parte questo problema all'arm pumping che ha avuto, però è stato operato e quelle solitamente sono cose che vanno a posto, direi che sia tornato piuttosto in forma. La moto è una moto competitiva, ha fatto primo e secondo nel mondiale dell'altro anno, terza l'ha fatto una moto vecchia di un anno, ho sentito un'intervista da Ligna che dice che quest'anno comunque hanno fatto uno step importante sia di motore che di aerodinamica, se avranno fatto uno step talmente grosso da rendere la moto mezzo secondo più veloce di quella dell'altro anno, sarà dura anche per lui, ma se come di solito accade da un anno all'altro, i miglioramenti sono di 2 o 3 decimi, perché migliorare di 2 o 3 decimi una moto già competitiva non è facile, se fosse facile migliorare di un secondo a quest'ora dovremmo girare come le Formula 1, no? quindi io penso che lui potrà essere sicuro, ma anzi sono sicuro che sarà uno dei protagonisti del mondiale. E invece dei piloti giovani italiani, chi è che vedi bene? E secondo te c'è un vuoto tra i piloti che ci sono adesso e quelli che arriveranno dopo? Cioè, tipo, parliamo di piloti in MotoGP, siamo fortunati, ne abbiamo tanti, forse troppi per un campionato internazionale, non parliamo degli spagnoli, però siamo fortunati. Sono tutti forti, tutti giovani, quindi direi che per un po' di anni in MotoGP... Per i prossimi 5-6 anni siamo a posto. Quello che è un po' preoccupante è la situazione in Moto3 soprattutto, perché anche in Moto2 ci abbiamo Foggia, ci abbiamo Arborino, ci abbiamo Vietti, mentre in Moto3... Secondo te tutti e tre arrivano in MotoGP loro? È difficile, perché in questo momento non nel brevissimo, secondo me. Perché? Proprio perché la MotoGP attuale ha un'età media piuttosto bassa. Se tu vai a vedere, come diciamo prima, MotoGP inizia nei 2000, età media altissima, MotoGP di adesso età media bassissima. Sì, sì. Cioè ormai è un vecchio Marquez che c'ha 31 anni. Sì. Quest'anno ne fa 31. E quindi dipende, o qualcuno di quelli che lì... No, il più vecchio di tutti è Alexis Espargaró, quindi o Alex decide di appendere il casco al chiodo, o altrimenti
è difficile pensare che fra quelli attuali, che sono tutti giovani e tutti piuttosto forti, si liberino dei posti. E quindi per i piloti della Moto2 non è così facile poter salire di categoria. Quest'anno solo Pedro Acosta, l'altro anno solo Fernandez. E Gardner. Però quello che a me spaventa di più è che il grandissimo lavoro che ha fatto la VR46 di far crescere dei piloti da piccoli e farli crescere prima col team della Moto2, poi, scusa, Moto3, Moto2 e tutto, chi lo fa? Sì, sì, questo è un qualcosa che la federazione, se io fossi la federazione direi, VR46 siete stati bravissimi, vi aiutiamo in qualche, cioè facciamo una cosa insieme, voi siete bravi a fare quel mestiere lì, noi vi aiutiamo da un punto di vista economico, ma cerchiamo di rimettere in piedi quel sistema. Quel sistema, perché se abbiamo adesso tanti piloti in MotoGP è perché non la federazione ma un privato. Ma è un problema, cioè secondo me, non so cosa ne pensi te, ma la VR46 il problema è che è stato un unicum, perché sono cresciuti con il Capobranco, che era ancora in attività, quindi usava anche loro per allenarsi. Ora fa solo un ruolo allenatore, penso sia più difficile e sia anche più un lavoro più che un divertimento come invece era prima. Sì, però comunque il sistema ormai funziona. Perché sì, tu sia in pista al ranch con Vane in pista, che peraltro ci va ancora, o no, poco cambia. Io sono un po' preoccupato con quello, cioè alla fine il migliore italiano lo scorso anno è stato Stefano Nepa, che ha finito mi pare 11° nel mondiale, ma che uno che si deve fare tutto da solo, che deve riuscire a trovare i soldi per cosa, cioè è difficile, è faticoso, certo. È difficile che dei genitori affrontino, possano intanto affrontare delle spese che sono sempre più importanti anche per i campionati, quelli nazionali, non parliamo del CEV, è difficile appunto che possano farlo, soprattutto per uno sport peraltro pure pericoloso, e quindi se non ci sono delle strutture che in qualche modo ti pigliano per mano fin da piccolo e ti fanno crescere, è difficile. Ho visto con piacere che il figlio di Cristian Gabarrini, che è il capotecnico di Pecco ed era stato con me il capotecnico di Chesi, sia in Honda che in Ducati, il figlio che ha iniziato a correre qualche anno fa è entrato nella nell'Academy, sì. Questo è molto positivo. Facciamo l'ultima domanda, che è una, mi dici una frase breve di descrizione dei piloti. Okay. Pedrosa, miglior caratteristica? La capacità di sviluppo. Peggior difetto? Purtroppo il suo fisico. Lorenzo? Non ci ho mai lavorato insieme, però determinazione, secondo me lui non è molto determinato. Difetto, ogni tanto parlava, diceva delle cose che era meglio non dire. Marquez, miglior di caratteristica? Talento mostruoso. Peggior difetto? Quello, come dicevo prima, di non aver saputo ammettere che nel 2015 non faceva il massimo. Che era capibile che non lo facesse, ma era meglio l'avesse detto subito e non dopo qualche anno. Stoner, miglior caratteristica? Anche lui talento pazzesco, difetto il carattere. Casey ha vissuto gli anni del mondo mondiale un po' come Agassi, difatti quando si è ritirato quel libro gliel'ho regalato, perché ci ho visto tante analogie. E lui avesse potuto vivere con più leggerezza questa esperienza, anziché come in piemontese dice un sagrin, cioè una cosa che ti dà peso, avrebbe potuto correre qualche anno in più e vincere più mondiali. Ma livello di talento puro, Marquez o Stoner? Penso molto simile. Cosa ci siamo persi però, per caso? Bastava facesse un anno, c'è un anno in più, poi vabbè. Rossi, miglior caratteristica? Oltre al talento, la capacità di comunicazione. Peggior difetto? Quello di dover trovare a tutti i costi un nemico per andare forte, ci penso. Per darsi motivazione. Sì, ho avuto Max, il 7, Casey, Mark, e lui comunque sembrava, se ci pensi, quasi nessun pilota ha avuto dei nemici, Vale li ha avuti quasi sempre. Sì, sì. No, e tra l'altro nel 2006 e nel 2007 che non ha vinto è quando si ritirò Biaggi, che Biaggi ha fatto fino al 2005, e non gli era ancora sorto il nuovo avversario, perché nel 2006 ci aveva Capirossi, ma che aveva sempre battuto. Aiden non lo considerava tale, nel 2007 Stoner lo sorprese e poi ricominciò nel 2008 che c'era Stoner, che era riconosciuto come un avversario. Sì. Però per me quello è un difetto, perché gli è servita come motore, come benzina, però
se ti metti nei panni di sette e gli altri... Va distrutti. Miglior caratteristica Quartararo? Talento di sicuro anche lui, perché anche lui è uno di quelli che quando ha voglia fa veramente paura. Difetto? Difficile dirlo dal di fuori, mi sembra che ogni tanto in questi ultimi due anni non sia riuscito a mantenere la concentrazione necessaria fino a fine campionato, cioè, sia quando ha vinto il mondiale che l'anno dopo quando l'ha perso con Pecco, e lui ha fatto un calo di prestazioni nella seconda parte di campionato notevole. Io ho sempre pensato che, come succedeva già negli ultimi anni Valentino, che è la Yamaha che poi nella seconda parte di stagione non assiste. No? Suzuki nel 22 non si è assolutamente sviluppata durante tutto l'anno, abbiamo vinto due delle ultime tre. Sì, gare. Sì, no, beh, Suzuki era forte. E la motivazione dei piloti fa la differenza. Perché a metà stagione la Suzuki non sembrava così forte. Giusto, questo è vero. Bagnaia, miglior caratteristica? La capacità di tenere tutto sotto controllo, cioè lui riesce anche quando le cose sembrano andare bene a tirare fuori il massimo di quello che può fare. È un difetto? È l'opposto di Vare, poco comunicativo, che comunque nel mondo di adesso serve. L'ultima cosa è una cosa che condividiamo, questa è davvero l'ultima cosa, vedere all'ultimo GP della stagione un'extra gara in cui i piloti si scambiano le moto, sarebbe bellissimo. In realtà io anni fa lanciai questa idea proprio come format del campionato, perché per esperienza so che, scusami, adesso un po' meno, ma ci sono stati degli anni, gli anni di Vale, gli anni di Mark, che se tu, o di Mick Doohan prima, se tu o hai quel campione lì o tu puoi inventarti quel che vuoi e non vinci. Che è quello che fa sì che poi le case a volte dicano, sai cosa, che io ho speso un sacco di soldi, continuo a pigliarmi degli schiaffoni e vado a casa. Invece, secondo me, è l'idea che, anche per gli appassionati, cioè noi viviamo comunque in un mondo dove la MotoGP ad oggi non attira i giovani, questo è un dato di fatto. È solo che c'è paura a fare dei grossi cambiamenti, vedi che per cercare di migliorare l'appeal della MotoGP si sono inventati di fare il doppio delle gare, ma se la legge della domanda e dell'offerta funziona, non che se un prodotto non è richiesto tu ne produci di più, no? Certo. Quindi la Sprint Race ha fatto contenti gli appassionati, ma neanche tutti, e non ha, secondo me, attirato gente, pubblico nuovo, nessuno. Perché non è che se tu non conoscevi la MotoGP l'hai conosciuta grazie alla Sprint Race. Quindi, secondo me, bisognerebbe approcciare il tutto in maniera completamente diversa. Livio, alla conclusione di questa lunghissima chiacchierata ti chiedo, come ti vedi, cosa vuoi ancora realizzare nella tua vita di... No, nel mondo remoto intanto sono veramente contento di questa opportunità di lavorare con Italtrans e con i due piloti, quindi con Dennis e con Stefano, perché come dicevo all'inizio è un po' un modo, mi dispiace, mi sarebbe dispiaciuto non avere l'opportunità di dare qualcosa dei ragazzi giovani da un mondo da cui ho ottenuto tante soddisfazioni, e quindi per adesso sono contento così. Perfetto, grazie mille. Grazie a te e grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao. Se il video vi è piaciuto, queste cose qua, iscrivetevi, commentate. Ciao.